Christmas, Christmas, Christmas. Well, it's Christmas time, pretty baby, and the snow is falling on the ground. Benvenuti. Ben ritrovati, una nuova video degustazione in collaborazione con Vino 75. Oggi degusteremo il Chianti Classico 2009 Riserva del Conte Villa da Filicaia di OCG. Siamo nella terra del Chianti Classico, siamo in Toscana. Questa è una riserva 2009, un sangiovese in purezza, viene affinato in barrique di Allier, è una bordolese tradizionale e grado alcolometrico 13.5. Lo potete trovare ovviamente su vino75.com. Cominciamo con la nostra degustazione, come tradizione, come diciamo nella guida, nel lavoro di un degustatore, iniziare per l'appunto dall'analisi olfattiva, analisi gustativa, analisi visiva, scusate, analisi olfattiva, analisi gustativa e eventuali retroolfattive, se c'è qualcosa diciamo che caratterizza dal punto di vista retroolfattivo, delle sensazioni retroolfattive il vino. Ovviamente noi vi ricordiamo sempre che quello che vi proponiamo è un'indicazione dei vini che degustiamo. La solita metafora che da tempo che non la riproponiamo è quella del palazzo dei 10 piani: vi accompagniamo fino alla fine della prima rampa del palazzo, quindi vi facciamo conoscere il vino, dopodiché la restante parte del palazzo la percorrete da soli, e questo significa andare a acquistare vini, per esempio su vino75.com, e apprezzarli per quello che è il vostro gusto, per quello che il vostro gusto vi dice. Beh, iniziamo. Il vino si presenta con un manto rosso rubino, da un'unghia, diciamo, granato vivace, chiamiamola così. Il vino è trasparente, il vino è limpido, diciamo limpido, sì, possiamo dirlo limpido, anche se presenta questa oleatura in superficie, sintomo probabilmente di un vino che è stato tagliato in vasche più o meno grandi, diciamo così. L'intensità del colore è una, diciamo, di buona intensità, né troppo forte né troppo, diciamo, scarsa come intensità cromatica. Passiamo ora all'analisi olfattiva, la quale ci dice innanzitutto di trovarci di fronte ad un sangiovese. È percettibile molto al naso la presenza del sangiovese. Al naso il vino si presenta comune e richiama quella che è la terra del Chianti Classico in minima parte, non del tutto. Pur essendo una riserva questa qui, diciamo, ha i caratteri somatici, o più che altro i caratteri gustativi e olfattivi, caratteri sensoriali del naso prima di tutto e poi del palato, non proprio di una riserva, diciamo di un vino base, di un'annata, diciamo così, come è solito indicare il Chianti Classico. In tutti i modi, dicevamo che al naso il vino risulta abbastanza comune, un vino che richiama un po' la varietalità del sangiovese in particolare e il terroir, diciamo così, del sangiovese coltivato in Chianti, dove peraltro deve essere coltivato, accompagnato tutto questo anche da una leggera nota di frutti a bacca rossa molto acerbi, devo dire, un frutto a bacca rossa che in mente ci proietta più che un frutto vivace con la polpa e la bacca principalmente rossa, un frutto piuttosto acerbo, ancora in maturazione, che non è ancora pronto.
Sì, diciamo che queste sono, diciamo, le caratteristiche più, più evidenti di questo Chianti classico. Io lo definirei un Chianti classico comune. Passiamo per l'appunto all'analisi ora gustativa. Ecco, l'analisi gustativa sicuramente ci mette di fronte ad un vino da un buon sostegno acido. L'acidità è sicuramente la caratteristica più evidente, più presente di questo vino. Un tannino non proprio equilibratissimo, un tannino, diciamo, che si sente, si fa sentire, ma non è, peraltro si fa sentire in minima parte, ma non proprio equilibrato. Una sapidità, direi, anche un po' meno di sapido lo definirei questo vino, e piuttosto spigoloso. Non è un vino rotondo, non è un vino morbido, non è un vino che, diciamo, riempie la bocca e pesa, come dire. Rimane un vino piuttosto spigoloso, un vino che scorre veramente in maniera molto veloce in bocca. Peraltro, e passiamo per l'appunto alle sensazioni retroolfattive, quello che si diceva, che si raccontava prima al naso della questione del frutto non ancora proprio maturo, lo ritroviamo abbastanza evidentemente, abbastanza, diciamo, con molta evidenza in bocca. La bocca, in bocca, questa, diciamo, questo buon sostegno acido richiama proprio ad un frutto, all'acidità dei frutti, che non sono frutti acidi, ecco, ma piuttosto frutti che, non ancora arrivando a maturazione giusta, presentano quella caratteristica acidula che in bocca, diciamo, si riconosce tanto, si evidenzia parecchio. Infine anche la parte del tannino, qui, nonostante il produttore ci dica che è una riserva, il tannino è piuttosto primario, più che terziario, diciamo così. Bene, il vino è ben descritto, a mio avviso. Vi posso dire, vi posso ridire, per l'appunto, che potete trovarlo su vino75.com. Gli abbinamenti, beh, questo vino, diciamo, data la sua, scusate, data la sua, data la natura piuttosto comune del vino, io lo accompagnerei con piatti non troppo elaborati, qualcosa di semplice, una cucina povera. Una cucina povera, mi verrebbe da dire, sicuramente dei piatti a base di carne, ma ripeto, non dei piatti particolarmente elaborati, veramente cucina povera che accompagna, e diciamo che il vino la accompagna in maniera così semplice e comune, lasciandosi peraltro bere senza troppi fronzoli, diciamo così. Bene, io ho concluso. Da Tiziano, per il gusto relativo, è tutto. Viva il vino!